Buon pomeriggio a tutti, sono Luigi Onaraku, se preferite, benvenuti a questo video speciale in cui affronteremo insieme, questo è un po' scommentario mentre parte il gameplay mio, a sto giro, in cui affronteremo insieme l'Entusiasmo 30, in cui vi andrò a dire un attimino come secondo me funziona l'Entusiasmo, quanto è buono, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, l'Entusiasmo 30 è la nuova difficoltà del torneo, è stata aggiunta totalmente di sorpresa in questo 20° torneo mondiale. E devo dire che da un certo punto di vista è estremamente deludente. Ma spieghiamoci meglio, come mai dico che è deludente? Perché in realtà tra Entusiasmo 20 e Entusiasmo 30 cambia il nulla. I nemici hanno sì più HP e forze in Entusiasmo 30, ma rimangono comunque, come vedrete in questo video, shottati malamente da Broly LR. L'Entusiasmo 30 è una difficoltà in cui si può shottare solo con Broly LR, quindi è il rank Broly LR praticamente. Non importa che ne abbiate uno, lo prendiate tra gli amici come faccio io, un Broly basta e avanza per qualsiasi tipo di porcata assurda, ha tutte le difficoltà. Non ho ancora incontrato nessuno, e intendo sottolineare nessuno, capace di reggere. Scusate, capace di reggere a una special, contando anche l'additional di Broly. Quindi è particolarmente easy da passare, basta crearsi un team. Io mi sono portato un full extreme STR con un paio di super messi apposta per o tankare, oppure ottenere un piccolo vantaggio key, niente di eccezionale, ma è sempre un vantaggio. E questo ha portato a una vittoria mediamente facile. Richiede oggetti, ne richiede anche molti, in modo da essere sicuri di shottare i primi turni, e può avere dei momenti in cui rischiate, in quanto alla fin fine senza tank se ne busca abbastanza. Si busca abbastanza senza tank, si può far poco. Un paio di tank vanno giocati. Io consiglio Janemba e Vegeta Super Saiyan 3 come tank. Funzionano da dio nel torneo e sono davvero buoni. Janemba inoltre può anche shottare volendo, quindi doppiamente utile, doppiamente utile. Cos'altro si può dire dell'Entusiasmo 30? Beh ragazzi, cosa posso dirvi? L'Entusiasmo 30 ha un vantaggio non da poco, ovvero che ogni torneo che farete completato vi darà quasi 1 milione di punti. Questo ha sia un punto positivo che uno negativo. Il negativo è che, ragazzi, non so se già a partire da questo torneo, probabilmente dal prossimo, si alzeranno i punti necessari per la top 10k. Purtroppo è così, quindi dovrete ancora di più combattere. Il lato positivo invece è che ci vogliono molti meno tornei per arrivare alla quota di 30 milioni di punti, che alla fin fine è quanto si richiede per ottenere i premi principali del gioco. Questo comporta che se avete poco tempo, non avete voglia di farmare per la top 10k, potete tranquillamente arrivare a 30kk senza ammazzarvi. E devo dire che probabilmente sarà quanto mirerò io, arrivare ai 30k di punti e poi lasciar perdere. Il torneo non è una novità che non mi è mai piaciuto più di tanto e non mi ci sono mai impegnato. Questa è una scusa anche per poterlo far andare abbastanza più tranquillo. Detto questo, vi lascio al gameplay in cui potrete vedere quanti punti danno i vari stage, come quanti danni fanno e altro. State attenti perché già in semifinale, ma direi che probabilmente anche ai terzi, anche se è abbastanza difficile beccarsene le special, finite shottati dalle special. Addirittura in finale si rischia di venire shottati anche parlando con Janemba, quindi baba ragazzi, baba, portatevela dietro. Grazie per avermi seguito, vi auguro un buon proseguimento di visione e noi ci vediamo nei prossimi giorni con qualche nuovo video. Grazie di tutto e alla prossima ragazzi.